Il tema che mi era stato proposto, io sono un filosofo, quindi non faccio religioni comparate, e eccolo, buongiorno. Perché inizio con questa affermazione? Perché il titolo del mio intervento, come avete visto, è, mi pare che sia questo, l'antropologia dell'ospitalità e monoteismo. Mi pare che abbia dato questo titolo per un motivo molto semplice, perché concluderemo, sì, grazie, concluderemo poi con il passaggio dal singolare al plurale, ma è un plurale abbastanza significativo, perché quando il monoteismo diventa i monoteismi è successo qualcosa, uno simbolo che non funziona ed è qualcosa che preoccupa. Però intanto vedremo, e magari ci richiameremo al fondatore o alla prima figura, al patriarca dell'iniziatore di questo monoteismo, cioè ad Abramo, ma sarà la conclusione del mio intervento. Nella parte più corposa invece, appunto perché non è né di storia delle religioni, né di religioni comparate, né di sociologia delle religioni, che sono i vari ambiti a cui, diciamo così, fanno riferimento queste tematiche, chiaramente la questione dell'ospitalità è una questione che oggi ha una terribile attualità, e lo vediamo, diciamo, dalle situazioni, dalle contingenze che stiamo vivendo, che sono veramente contingenze per certi versi drammatiche, che ci fanno capire come l'umanità si è sempre mossa e si continua a muovere, ma questa umanità che si muove dall'altro versante ha bisogno di movimenti di attenzione, di accoglienza. Quindi il mio intervento sarà fondamentalmente di carattere filosofico, ma spero di non annoiarvi molto, così recuperiamo anche un po' di tempo, solo alla fine, diciamo, concluderò con un passo della Genesi, dove si narra di Abramo. Partiamo da un dato, a mio avviso, e cioè che l'ospitalità è un atto relazionale che lega due soggetti originariamente diversi. È un atto relazionale nel senso che, per definizione, quando si parla di ospitalità, sono coinvolti necessariamente due soggetti che, proprio attraverso l'ospitalità, entrano in relazione tra di loro. Naturalmente, in quanto atto, è un atto che si esplicita come un atto particolarmente interessante, su questo sarebbe da insistere molto, il cui contenuto è un ricevimento. È un atto particolare nel senso che non produce qualcosa, ma riceve. E l'atto consiste nel ricevere, nell'accogliere. E proprio in questo accogliere produce relazione. Naturalmente questo atto particolare dal punto di vista della sua natura intrinseca ha una struttura che istituisce, dicevo prima, una relazione, cioè un legame, ma un legame che deve essere insieme dinamico e provvisorio. È un legame nel senso che certamente lega i due soggetti, può legare dei soggetti attraverso delle istituzioni e così via, ma per definizione questo legame, nello specifico dell'ospitalità, non ha la definitività dell'abitare, non ha la definitività del cambiamento, diciamo così, tra virgolette istituzionale, del risiedere. L'ospite, per definizione, diciamo così, ha una struttura temporalmente provvisoria. E questo potrebbe essere interessante anche dal punto di vista, Nicolò, il professore poco fa faceva riferimento a una ricerca che farete nel giubileo, è interessante che questa dinamica del provvisorio proprio tipica dei movimenti del giubilare, no? E nella storia della tradizione cristiana, se voi rifate o la via Francigena o l'altra via, cioè dei pellegrini che venivano a Roma, ci sono una serie di città che avevano questa funzione ospitale, da cui nasce poi l'ospedale, tra virgolette, no? Questa funzione ospitale che era però di funzione soltanto provvisoria, di cammino. Necessariamente quindi l'ospitalità ha un po' questa funzione di accoglienza, ma di accoglienza, diciamo così, non definitiva, ma appunto provvisoria. L'intenzionalità specifica di questa relazione è, come già dicevo, l'accoglienza. Questo a me sembra il dato fondamentale, cioè questa relazione ha come sua intrinseca,
intrinseca natura, quella di accogliere. E questo naturalmente vedremo che dal punto di vista poi dell'articolazione interna sarà particolarmente interessante, perché l'accoglienza può essere un atto di volontà e rimanda a un più generico amore del prossimo, come possiamo trovarlo per esempio istituzionalizzato dal punto di vista della scrittura nella parabola evangelica del Samaritano, ma più genericamente nella famosa regula aurea che attraversa le varie culture, quindi del fare all'altro ciò che vorresti fosse fatto a te. Ecco, l'accoglienza passa dentro questa dinamica. A questo punto però forse conviene interrogarsi proprio su chi è l'ospite. È chiaro che questo termine, e qui anche qua, ma vedo non mi ci fermo più di tanto, la parola hospes è la traduzione di un più antico hostis, con la differenza però che hostis è il nemico, hospes non è più il nemico, ma si è trasformato. È un passaggio di civiltà incredibile quello che si produce dal momento in cui l'hostis, il nemico, diventa hospes. È veramente un passaggio di civiltà enorme. E Emil Benveniste, nel suo lessico sulle istituzioni, in questo momento mi viene il titolo intero, comunque sulle istituzioni europee, mostra proprio questa è un linguista francese molto interessante. Allora, questo hostis che diventa hospes, naturalmente l'hostis, il nemico, era un altro che si presentava in forma particolarmente, come dire, tra virgolette, forte, da sfuggire, da scartare, da eventualmente sopraffare e così via. Per inciso, nella cultura del Novecento ritornerà questa questione del nemico e ritornerà sulla base anche proprio del ritrovamento del concetto del politico, per esempio. Rielaborerà un po' questo dato Carl Schmitt, ma sono come dire, percorsi ulteriori di approfondimento. Vorrei fermarmi su questi quattro termini. L'ospite è in prima battuta l'altro, l'estraneo, lo straniero, più genericamente il diverso. Queste sono le caratteristiche in qualche modo. Io posso anche ospitare, tra virgolette, un amico, un parente, ma questo amico, questo parente non perde per questo fatto stesso la sua natura di alterità. È un altro rispetto a me che viene in qualche modo ad occupare un mio spazio, lo spazio della mia persona, lo spazio in cui io risiedo, la mia casa, il mio ambiente, eccetera, eccetera. Quindi la dimensione dell'alterità è una dimensione, a mio avviso, fondamentale. In molti casi questa alterità si presenta come estraneità, e quindi è il caso per esempio della parabola del Samaritano. Quell'altro che si incontra è un estraneo a tutti gli effetti. E la parola estraneo ha un suo peso, perché è una rimanda ad una sorta di neutralità. Questa neutralità noi la troviamo nelle espressioni linguistiche che utilizziamo a volte, del tipo mi è estraneo, no? Mi è estraneo nel senso che non mi interessa, non mi riguarda. Ecco, quindi però in generale questa alterità che si presenta come estranea può a un certo momento entrare all'interno del mio orizzonte proprio attraverso l'accoglienza ospitale. Lo straniero. Qualche decennio fa circolava un adesivo un po' in tutta Europa che suonava così: quasi tutti siamo quasi dappertutto stranieri. Nel senso che se io sono in Italia non sono straniero, ma se mi sposto, già se vado in Città del Vaticano sono straniero, se vado in Svizzera sono straniero, in Francia sono straniero, anche se sono cittadino europeo, questa forma di, diciamo così, di comunità, di nuova forma di unione, non cambia che io parli un'altra lingua, quindi una lingua straniera rispetto a quella francese, rispetto a quella tedesca, a quella inglese, eccetera, eccetera, cioè sono straniero. E quindi quasi tutti siamo quasi dappertutto stranieri. E questo straniero è una delle caratteristiche fondamentali proprio dell'ospitalità. Questa caratteristica diventa interessante perché, ed è una dal punto di vista del riferimento biblico, ma in questo caso anche
cristiano, quindi biblico ebraico, cristiano e poi islamico, lo straniero ha un peso enorme. Se voi provate semplicemente a fare una ricerca lessicografica dando il termine straniero, vedete quante ricorrenze ha nel testo biblico e quante ricorrenze ha del tipo: non vi dimenticate quando voi eravate stranieri in Egitto, non vi dimenticate ciò che io ho fatto per voi quando eravate, eccetera, eccetera. Quindi l'accoglienza dello straniero e lo straniero come figura è assimilata al povero, alla vedova, all'orfano, perché lo straniero è colui che è assolutamente, diciamo così, destrutturato, no? E non è un caso, a mio avviso, che questa forma, tra virgolette, del vissuto personale sia stata poi particolarmente, come dire, curata, a mio avviso, dopo le leggi di Norimberga, 1938, quando si trattò di garantire, 1948, di garantire la possibilità che nessuno sia più straniero, e quindi nella Dichiarazione dei diritti umani il diritto della cittadinanza è un diritto fondamentale dell'umano, ma diritto della cittadinanza, diritto di cittadinanza significa diritto di appartenere ad un contesto in cui ho le garanzie per esercitare la mia vita personale. Quindi non sono più straniero, no? L'essere umano, e questo sarebbe un tema enorme proprio dal punto di vista dell'ospitalità, l'essere umano abita la terra, no? Non soltanto la nazione, ma la terra, e dovrebbe poterla abitare dovunque allo stesso modo. Questo è il significato dell'articolo della Dichiarazione dei diritti umani. E più genericamente, l'altro termine che dicevo, il diverso. È chiaro che per definizione l'ospite rimanda a una diversità. Ancora dal punto di vista questa, mi scuserò, ma pensate bene, si è dato tanto dei flash, quindi eventualmente l'approfondimento un po' personale. Questo ospite, che si presenta come l'altro, che è strano, straniero e diverso, viene certamente da un altrove, che implica anche un altrimenti. Per definizione è un soggetto che si muove, che nel suo muoversi viene, proprio dal punto di vista del luogo, da un altrove. Ma questo altrove e questo altrimenti sono in se stessi, a mio avviso, particolarmente significativi, sia dal punto di vista del luogo, sia dal punto di vista delle modalità della, diciamo così, dell'abitare il luogo in cui, da cui provengono. Utilizzando dei termini fenomenologici, Husserl, che ci ho messo a disposizione Husserl, a mio avviso diventa interessante vedere come questi soggetti che vengono da questo altrove si manifesta come una particolare Umwelt, il loro mondo ambiente, cioè mondo ambiente che significa le loro caratteristiche fondamentali in termini sociologici o antropologici, sono dei termini molto tecnici che lo specificano, cioè ognuno di questi ha un proprio epos, ha una propria memoria storica, ha delle proprie abitudini, ha un proprio ethos, quindi proprio nella struttura comunante di un popolo ci sono queste dimensioni, quindi la memoria storica, le usanze, l'ethos, ma anche ha una propria lingua, logos. Quindi questa dimensione della Umwelt diventa particolarmente rilevante. Ciò nonostante, questo altrove e questo altrimenti sono altri modi per dire però la comune o il comune mondo della vita. La comune, perché in tedesco è femminile, Lebenswelt, il mondo della vita. Cioè apparteniamo tutti allo stesso orizzonte che, specificandosi dinamicamente in mondi e ambienti diversi, circostanze diverse, ciononostante non ne fa un'altra umanità. E a partire da questa dimensione, a mio avviso, saltando un attimo la dimensione, tra virgolette, biologica, che io mi rifiuto di accettare, si parla di razze. L'essere umano appartiene ad un'unica razza umana con etnie diverse. L'etnos è un'altra di quelle parole che fanno parte della specificazione. Quindi sono identità diverse, e questa identità diversa rimanda a quell'alterità che dicevamo, ma che appartengono al comune mondo della vita. Questo altrimenti, questo altrove, a me sembrano
questo è l'aspetto forse più suggestivo della dinamica dell'ospitalità, appartengono al segreto dell'ospite, perché ogni ospite porta con sé quel mondo, quella memoria storica, quella lingua, quelle abitudini, e che le porta con sé dovunque si sposti. Questo da un lato è il problema che si lega alla strutturazione, poi alla dimensione dell'accoglienza, dall'altro è però la ricchezza. L'altro è il portatore di valori che io non ho e che non posso avere, perché appartengono al suo bagaglio culturale, alla sua cultura, alla sua memoria. Questo è il segreto, ma è anche portatore quindi di una possibilità di accomunamento, no? Di accomunamento, a mio avviso, è particolarmente interessante. Questo segreto probabilmente va visto, e almeno vorrei lasciarlo passare così, va visto come la ricchezza della possibilità dei legami. Quindi non è un legame a sfondo perduto o vuoto, è un legame che nella misura in cui si struttura positivamente permette la relazione tra valori che si comunicano e si relazionano. In questo contesto, proprio questo passaggio, diciamo così, l'ospitalità si lega quindi a un altro grande tema filosofico, antropologico, sociologico, che è quello del riconoscimento. Questo è un dato elementare. Abbiamo visto che l'altro è necessariamente un altro da me, ma quell'altro che incontro nella variegata forma delle attività che dicevo è sicuramente anche un altro come me. Ed è qui che c'è la dimensione del riconoscimento come dimensione originaria. E cioè parliamo di, almeno a me sembra che si possa parlare, di riconoscimento accogliente. Il riconoscimento accogliente prescinde da qualsiasi valutazione di quel segreto, che può certamente essere positivo, la storia, la sua storia, il suo desiderio di felicità, ma anche negativo, e fuga dalla giustizia, ad esempio. E questo diciamo, anche qui dei passi biblici molto interessanti, cioè la possibilità che si vada da una parte all'altra, non soltanto. Qualche giorno fa Papa Francesco parlava proprio del diritto alla felicità, che queste persone cercano, e il diritto alla felicità, per avvicinare il testo biblico al testo greco, alla cultura greca, come sapete bene, ci manda ad Aristotele. Quindi il desiderio di felicità è il desiderio che struttura fondamentalmente l'umano. Allora, il riconoscimento, dicevo, non ha immediatamente questa valutazione. Detto in termini più espliciti, non ti accolgo se, ma semplicemente ti accolgo. L'ospitalità è precedente, preliminare rispetto a una qualsiasi valutazione. Il riconoscimento accogliente sorge dalla specifica modalità di incontrare l'umano. E questo è l'altro aspetto, a mio avviso, particolarmente interessante. Però qui saremmo costretti a, come dire, entrare in un percorso anch'esso piuttosto complicato, a mio avviso, ma anche molto interessante, dove l'incontro dell'umano ha una caratteristica particolare. Ed è quella di essere ogni volta un evento. Ogni incontro interumano è un evento che mi pone in contatto con l'assolutamente inedito. Questo dal punto di vista qualitativo dell'incontro interpersonale normalmente lo mettiamo un po' tra parentesi, cioè noi facciamo dell'incontro interpersonale o interumano un qualcosa di abitudinario, di usuale. Al contrario, ogni essere umano è a mio avviso una peculiarità. Levinas utilizza un'espressione molto bella quando dice, in un suo saggio, incontrare un uomo è incontrare un enigma. Non so già che cosa l'altro mi porterà, non so già che cosa, per certi versi, quale sarà il contributo dell'altro. Non è questo. Ogni volta che sono di fronte a un altro, sono di fronte a una novità radicale. Anche una stessa persona, incontrata più volte in momenti diversi, ogni volta è assolutamente inedita la possibilità che mi si manifesta. Naturalmente questo ha poi un risvolto molto interessante,
che ha analizzato per esempio tutta la filosofia dialogica relazionale del secolo scorso. L'analogia comunante, dicevo prima, l'altro come me, ha la sua radice più propria, implicitamente riconosciuta nelle varie culture, nella percezione di una comune origine. A partire da cosa posso dire che l'altro è come me? Tutta l'indagine fenomenologica per costruire il modello della intersoggettività rimanda al fatto che io vedo qui davanti una serie di corpi che però vedo dal movimento degli occhi, del volto, eccetera, eccetera, che sono corpi vivi. Corpi vivi come il mio corpo vivo, vivi come me. Questa comune appartenenza, no? In prima battuta la ricavo da me stesso, ma posso farlo a partire, diciamo così, da un orizzonte più ampio di questa appunto comune origine. A Husserl non interessava nella costituzione dell'intersoggettività questo elemento tra virgolette metafisico, ma diventa interessante quando ci si va a domandare che cosa significa l'altro come me e quindi la ricerca dell'elemento accomunante. Elemento accomunante che paradossalmente è presente nella ricerca della dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino 1789 ed è presente nella dichiarazione del 1948. Tutti gli esseri umani nascono uguali in dignità e diritti. Questo nascere uguali, è chiaro che la dichiarazione si limita e si deve fermare a questo dato, ma questo nascere uguali in dignità e diritti fa conseguire e debbono trattarsi tra di loro in spirito di fratellanza. Questa fratellanza che nasce da questo riconoscimento di pari dignità. E questa pari dignità, a mio avviso, e qui mi avvio all'ultima parte del mio intervento, cioè a questa dimensione del monoteismo. Ora, monoteismo rimanda appunto a una comune genesi. È interessante, se voi andate a vedere alcuni elementi sia della dichiarazione dell'89 visti attraverso per esempio i termini Luana Purel nel dizionario di D'Alembert e Diderot, l'enciclopedia, sia la Luana Purel o anche il concetto di libertà rimandano, questo è l'aspetto interessante, rimandano a questa comune origine in Dio. Ora, questo dato, stiamo parlando degli illuministi, questo dato apre, a mio avviso, proprio lo spazio di riflessione di un'unica matrice, tra virgolette. Allora, questa origine comune apre alla dimensione, come accennavo già, della fraternità. Ed è l'altro termine interessante. Paradossalmente è proprio questo termine che l'Enciclopédie non analizza. Se voi andate a vedere per curiosità questi termini che vi accennavo, no? La famosa triade della rivoluzione francese, liberté, égalité, fraternité, i due termini, liberté, égalité, hanno una lunga trattazione dentro l'enciclopedia, fraternité si limita a tre righe in cui si dice che è semplicemente un termine giuridico e così via. Ma è questo, credo, l'elemento critico fondamentale. Il non riconoscersi fratelli permette un esercizio della libertà e dell'uguaglianza assolutamente diversi se si parte da questo presupposto. E a mio avviso l'elemento più critico che ancora oggi pesa in maniera determinante nella logica dell'ospitalità è proprio l'aver esasperato, no, la logica dell'uguaglianza. Tutti gli esseri umani sono uguali. No, ragazzi, non ce n'è uno uguale all'altro. Tutti gli esseri umani sono uguali se o perché sono diversi. Ed è questo l'elemento che mi consente non un appiattimento dei tutti, o dell'uno nei tutti, ma che mi consente di poter far accedere, di incontrare singolarmente ogni essere umano come fratello. E allora, in questa logica, si può dire che ogni uomo è mio fratello, ma motivatamente. Nei confronti di questo fratello, l'accoglienza ha il sapore della gratuità. Per cui non mi domando se un mio fratello ha bisogno di qualcosa
non mi chiedo preliminarmente, sì, ma che cosa mi dà in cambio? Sì, ma che me ne viene? Ancora una volta, la parabola del Samaritano, da questo punto di vista, è un paradigma antropologico interessantissimo. Allora, però, per concludere, il paradigma di questo atteggiamento, a mio avviso, lo troviamo nella famosa narrazione di Genesi 18, che è il capitolo in cui viene narrato l'incontro di Abramo con questi tre personaggi, chiamiamoli così, non possiamo dire queste tre figure inedite, sono interessanti proprio per questo motivo. Perché chiudo in questo modo? Perché di fatto è proprio Abramo che diventa in qualche modo il personaggio, l'attore fondamentale, come padre del monoteismo, che però si è trasformato, come dicevo prima, in un plurale ossimorico come monoteismi. E a me questo ha sempre fatto molto problema, nel senso che il monoteismo nella sua dimensione radicale significa un solo Dio. Questo un solo Dio, ma anche un Dio solo. Allora, in questa prospettiva dovremmo imparare a comprendere le nostre differenze a partire da altri dati. Ed è interessante, ma sarebbe interessante, e questo è lo spazio del comparatismo tra le religioni che vi accennavo all'inizio, quindi, ma non è questo l'orizzonte in cui voglio concludere, e non è neanche questo quello lo spazio, dicevo, della teologia delle religioni nell'ottica delle varie ottiche, quindi ebraica, cristiana, islamica, storicamente presa. Mi fermo leggendovi le poche righe, 15 versetti di questo passaggio. Perché? Perché in questo testo, che a mio avviso si presenta in maniera più forte la dimensione dell'evento dell'incontro, vi accennavo prima, ogni incontro è un evento assolutamente inedito, perché non c'era una pretesa di conoscere già ciò che stava avvenendo. Abramo si sta muovendo verso l'inedito, perché sta andando verso la terra che io dimostrerò. Non sa ancora qual è la sua direzione, sta soltanto camminando. E il tema della strada, da questo punto di vista, diventa veramente molto interessante. Quindi è un camminare, ma rispetto a quella che è la nostra prospettiva normale, non è un camminare che è attento soltanto al noto. È un'attenzione all'ignoto, è un'attenzione all'inedito, è un'attenzione a ciò che ancora deve essere. La dimensione fondamentale di Abramo, da questo punto di vista, è proprio un cammino aperto esclusivamente al futuro. Non guarda indietro, perché non può tornare indietro. Abramo ha soltanto la dimensione del futuro come dimensione temporale. Quindi, in questo andare avanti, è assolutamente attento a ciò che accade, perché ogni evento può essere un messaggio. Allora, in questa prospettiva, ciò che accade, no? in questo momento di sosta, perché Abramo è in un momento di sosta, in questo momento di sosta ciò che accade fa la differenza, ma è anche lo spirito dell'accoglienza, la gratuità che accennavo, la festa dell'accoglienza, eccetera, eccetera. Ecco, questi primi 15 versetti sono poche righe, però a mio avviso la dicono lunga sulla possibilità che le religioni che si richiamano al monoteismo possono dare come testimonianza di accoglienza. Naturalmente, vedete, qui il testo biblico immediatamente dice che nei tre personaggi che si presentano è Dio stesso che si presenta a Abramo. Poi il Signore apparve a lui alle querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide tre uomini, stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse loro incontro all'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio Signore, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' di acqua, lavatevi i piedi, accomodatevi sotto l'albero, permettete che vada a prendere un boccone di pane e rinfrancatevi il cuore. Dopo potrete proseguire, perché
è ben per questo che voi siete passati dal vostro seno. Quelli dissero: fa pure come hai detto. Allora Abramo andò in fretta nella tenda da Sara e disse: presto, 3 staglie di fior di farina, impasta le fame focacce. All'armento corse lui stesso, Abramo, prese un vitello intero e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese latte acido e latte fresco, insieme con il vitello che aveva preparato, e li porse loro. Così, mentre gli stava in piedi presso di loro, sotto l'albero, quelli mangiarono. Poi gli dissero: dov'è Sara tua moglie? Rispose: è là nella tenda. Il Signore riprese. E questa è una specie di, tra virgolette, dono rispetto alla gratuità di Abramo. È interessante questo passaggio. È là nella tenda. Il Signore riprese: tornerò da te fra un anno a questa data, e allora Sara tua moglie avrà un figlio. Intanto Sara stava ad ascoltare all'ingresso della tenda ed era dietro di lui. Abramo e Sara erano vecchi, avanti negli anni. Era cessato a Sara ciò che avviene regolarmente alle donne. Allora Sara rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei provare il piacere mentre il mio signore è vecchio? Ma il Signore disse ad Abramo: perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualche cosa impossibile per il Signore? Al tempo fissato tornerò da te, alla stessa data, e Sara avrà un figlio. Allora Sara negò: non ho riso, perché aveva paura. Ma qui gli disse: sì, hai proprio riso. Quest'ultimo aspetto è interessante perché mostra, a mio avviso, l'incapacità che noi abbiamo a volte di cogliere il messaggio che arriva. Grazie. Io da anni faccio parte di 2 movimenti. Uno si chiama DIM, Dialogo Interreligioso Monastico, ed è appunto un movimento nel quale i monaci cristiani vanno ospiti in monasteri buddisti, in ashram hindù e anche in comunità sufi, e a sua volta ospitano dei monasteri buddisti. E poi faccio parte anche di Region for Peace, che è un'associazione che sotto l'obiettivo, no, comune della pace, qui abbiamo anche il segretario nazionale, si riuniscono spesso anche, insomma, a cena, e facciamo convegni, organizziamo incontri, andiamo nelle scuole a sensibilizzare insomma, i giovani. E quindi, insomma, ho avuto negli anni tante testimonianze di come si viva l'ospitalità in un quadro di grande amicizia, ecco. E l'attuale responsabile, torno al DIM, del Dialogo Interreligioso Monastico, è un monaco di Bose che, per esempio, l'anno scorso è andato in un monastero Zen in Giappone ed è tornato entusiasta, letterizzato proprio, ecco. E questi monaci che dialogano tra loro non fanno tanto un dialogo tra concetti, dogmi, dottrine, no? O filosofie, ma fanno un dialogo dell'esperienza religiosa, condividendo le pratiche ascetiche e spirituali, e l'ospitalità è una di queste pratiche, spirituali, perché l'ospitalità c'è in tutte le religioni, e in tutte le religioni è universalmente sacra. E, vabbè, insomma, questo per dire la mia testimonianza. Però mi ha sorpreso un po', quando ho fatto una ricerca per questo intervento, scoprire che su questo tema non ci sono poi tantissimi libri. Io il libro che ho trovato, che ha una bibliografia più corposa, è un libro in francese pubblicato in Francia dal titolo Tradizione africana dell'ospitalità e il dialogo interreligioso. Ed è concentrato soprattutto nel contesto africano del Burkina Faso. Poi c'è un altro volume pubblicato da SCA, per la edizione di Oriane di Bologna, dal titolo Abramo e i suoi ospiti. Ma poi ho visto che c'è per Baccanini anche un altro, insomma, ecco. Però non ci sono tantissime pubblicazioni su questo tema. E venendo a questo libro contestualizzato all'Africa, è interessante come si dica che l'ospitalità è in Africa un trattamento da uguale a uguale. E questo non è scontato in un quadro come quello africano, nel quale ci sono tante tribù e spesso anche in conflitto
tra di loro, e si mette appunto in evidenza che l'ospitalità è una comunione tra differenti, tra differenze. Ed è significativo come in Africa all'ospite si offra subito dell'acqua. Ha una funzione disarmante questo aspetto, perché se il mio ospite accetta la mia acqua, allora noi siamo sicuri che questo incontro avrà un esito positivo, insomma, sarà svolto in un quadro di amicizia. Se invece la rifiuta, ecco, uno già sa che ci saranno dei conflitti. E dicevo, ha comunque una funzione disarmante, perché il mio ospite, l'altro che viene nella mia casa, non può accettare il mio cibo, la mia acqua, e poi rivolgersi contro di me. Ecco, però io stamattina, più che concentrarmi sul quadro africano, vorrei soprattutto soffermarmi sul rapporto, dialogo, ospitalità rispetto alle religioni orientali, e faccio riferimento soprattutto a questo volume pubblicato da un monaco belga, un mio amico che è stato anche segretario del DIM, del Dialogo Interreligioso Monastico, il quale, pubblicato anche in italiano, però è pubblicato in italiano nel 2007 con una prefazione di Raymond Panikkar, dalle Paoline. Tra l'altro Raymond Panikkar forse lo conoscete, è un grande maestro di dialogo, con il professor Baccherini abbiamo fatto anche un convegno ad Assisi e abbiamo pubblicato anche poi gli atti della nostra collana. E Betum parte proprio dalla sua esperienza personale, perché lui è stato ospite in un monastero buddista e dice che questa esperienza lo ha trasformato. E quindi poi parte da questa esperienza che lui ha vissuto per fare in questo libro delle considerazioni di ordine generale, che sono quelle che io vorrei un po' riprendere stamattina. E in particolare mi soffermo su tre punti. Il rapporto tra ospitalità e dialogo delle religioni, la dimensione sacra dell'ospitalità nei vari testi sacri delle religioni, e poi come terzo punto alcune questioni di quelle che potremmo definire una spiritualità dell'ospitalità. E vengo al primo punto, il rapporto tra ospitalità e religioni. Betum dice che l'ospitalità qualifica il dialogo, perché il limite del dialogo è quello di essere fondato sul logos. E invece ospitare è superare questo limite, è un andare oltre il dialogo verbale e trasformarlo in una accoglienza. E infatti scrive che l'ospitalità consiste nel lasciare entrare l'altro presso di sé. E quindi si capisce come l'ospitalità non appartenga tanto al piano del logos quanto al piano dell'ethos. E l'ospitalità è un andare oltre il dialogo, perché spesso il dialogo è un dialogo verbale, è uno scambio senza conoscere e senza conoscersi. E invece l'ospitalità si situa a livello dell'essere. A Siena, quando uno entra a Siena facendo la Via Cassia, no? C'è nella porta romana un'iscrizione che dice così: la città di Siena ti apre largamente il suo cuore. Ecco, questo riassume questa iscrizione, riassume veramente lo spirito dell'ospitalità. La quale sostanzialmente cosa fa? Cosa fa l'ospitalità? Personalizza il dialogo, gli dà un volto, gli dà un contenuto, gli dà un calore, gli dà un'esperienza che rimane, che segna. Quindi il dialogo e l'ospitalità si completano a vicenda, perché è evidente che un dialogo fatto in un quadro di ospitalità è incisivo, rimane. E invece fuori da questo quadro rimane un dialogo, un intellettualismo sterile, insomma, ecco, che non porta frutto. E si potrebbe anche fare un esame della etimologia, no? di dialogos. Tra l'altro qui a Tor Vergata, penso lo sappiate, c'è una collana voluta
da Salmeri e Baccarini, e si intitola Dialegesta, no? C'è anche una rivista, e la dice lunga sulla sensibilità che c'è qui, no? Su questi temi. E dialogo è proprio la parola attraversata, la parola che attraversa, no? Che giunge all'altro. E quanto bisogno c'è di questo tipo di dialogo, di un dialogo che veramente arrivi all'altro, non un dialogo sterile, ma appunto un dialogo che sia ospitalità. E penso, per esempio, ne parlava anche Baccarini, di questa urgenza storica del dialogo con i musulmani, un dialogo vero che arrivi ai musulmani da questo punto di vista. E non posso fare a meno, in questo contesto, di richiamare l'esperienza di Louis Massignon, che è stato il primo prete e teologo che abbia veramente dialogato con il mondo musulmano, sin da quando ha fatto la sua tesi di dottorato su Anwar al-Haji, che è stato un mistico sufi che venne addirittura ucciso per la sua vicina, per il crocifisso, per la sua vicinanza con i cristiani. È un po' stato un po' un primo martire del dialogo, diciamo così. E anche Massignon, anche la vita di Massignon è stata cambiata dall'ospitalità che lui ha ricevuto nel mondo musulmano, nel mondo arabo. Quando per le sue ricerche di dottorato era a Baghdad nel 1907 e veramente si fece, venne ospitato, venne accolto, e quindi non è un caso che poi sempre Massignon abbia scritto quello che rimane un classico su questo tema, l'ospitalità di Abramo all'origine di ebraismo, cristianesimo e islam. È un volume questo che troviamo anche in italiano, perché è stato pubblicato nel 2002 a Milano. E Massignon in questo volume fa una frase che vi va di sottoscrivere. Lui dice: è solamente nella misura in cui si accorda l'ospitalità all'altro, anziché colonizzarlo, è solamente nella misura in cui si condivide lo stesso lavoro, lo stesso pane, che si prende coscienza della verità che unisce socialmente. Non si trova la verità che praticando l'ospitalità. E un altro esempio di ospitalità nel contesto arabo-musulmano è quello di padre Charles de Foucault, che nel 1908 era nel suo eremo nel deserto algerino, e lui praticamente visse una crisi profonda, era depresso, era malato, e venne assistito dai Tuareg. E quando poi ha spostato il suo eremo ancora più nel cuore del deserto del Sahara, accoglieva tutti nella sua oasi, fossero cristiani, musulmani, ebrei, atei, e li accoglieva come, diceva lui, io sono un fratello universale. Certo, poi è stato ucciso anche lui, Charles de Foucault, però prima è stato ospite, che è un ospite che ha ricevuto e ha dato l'ospitalità. E un altro esempio di ospitalità ricevuta in un altro quadro religioso, in questo caso in India, in un contesto indù, è stato l'Ansa del Vasto. Noi qui, sempre a Tor Vergata, abbiamo fatto un convegno sull'Ansa del Vasto, il quale volle andare in India, conobbe Gandhi, e poi volle fare un pellegrinaggio da cristiano alle sorgenti del Gange, che all'epoca era un viaggio molto pericoloso, si ammalò, rischiò di morire, lui aveva già accettato la morte serenamente. Fatto sta che poi salvenne una vecchietta dal villaggio vicino indù, facendolo un pochi chilometri, no? per curarlo, e lo salvò. E sempre l'Ansa del Vasto, in questo viaggio, una notte di tempesta, mentre pioveva, eccetera, lui vide in lontananza una casa, anche lì era disperato, bussò alla porta e disse: non so chi voi siate, ma so che in ogni uomo che incontro scopro un amico. E questo indù di fatto divenne, insomma, un suo grandissimo amico. Ok, vengo al secondo punto, l'ospitalità secondo i testi sacri delle religioni. Betum parte dall'India e cita la Tattiriya Upanishad, dove si legge: tratta il tuo ospite come Dio stesso che viene a ricevere la tua attenzione.
questo è un concetto bellissimo, che però di fatto la si ritrova anche nel mondo greco, perché c'è in termini simili anche in Omero, perché nell'Odissea, al libro 14, si legge che gli stranieri e i mendicanti vengono da Dio. E la Bibbia, lo diceva Baccherini, parla dell'ospitalità degli ospiti in tanti passi, ma soprattutto in Genesi 18, dove c'è questo incontro misterioso di Abramo con i tre ospiti, che poi la teologia ha commentato, interpretato in tanti modi differenti. Ma quello che è importante è che questo passo è stato ripreso da San Paolo nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 10, dove si fa un'affermazione molto importante che poi Betum ha ripreso per un altro suo libro. E questa frase dice così: è per la fede e l'ospitalità che Abramo ha ricevuto i figli della promessa. Quindi non soltanto per la fede e l'ospitalità. E Betum su questo passo ci imposta un libro. E poi viene in mente insomma il Vangelo, no? Matteo 23,5, venite benedetti del Padre mio perché ero straniero, no? E mi avete accolto. E potrei fare tanti esempi del primato dell'ospitalità in un quadro cristiano. Per esempio, tra i padri del deserto c'è l'esperienza di Padre Apollo, che accoglieva tutti insomma, i viandanti, gli lavava i piedi e gli offriva un pasto, perché diceva non è ai fratelli che stai servendo, ma è a Dio stesso. E questa pratica dell'ospitalità la si ritrova in termini simili anche in altre religioni. Tukaram, un pellegrino e poeta indiano della letteratura Marathi, scrive un altro passo molto bello. Dice: tu fai delle preghiere al tuo Dio quando un uomo bussa alla tua porta. Se tu lo ignori, la tua preghiera è un'impietà. Tu chiudi la tua casa ad un ospite inatteso e offri un pasto rituale al tuo Dio. Se tu distingui tra l'ospite e Dio, la tua preghiera perde valore. E d'altro canto, la parola humanitas è un sinonimo di hospitalitas, ed è un uso che la si trova già in Tacito, del quale per esempio gli esegeti hanno visto che la si ritrova pari pari nella regola di San Benedetto, perché Benedetto nella sua regola mette veramente al centro, come un suo punto molto forte, l'ospitalità, al capitolo 53. Sono diversi punti, ma insomma i primi due dicono: tutti gli ospiti che giungano in monastero siano ricevuti come Cristo, perché un giorno egli dirà: sono stato ospite e mi avete accolto. Insomma, chiunque volesse la regola la si trova facilmente su internet, la si può leggere. Sono diversi passi. Quindi ecco, considerato queste premesse, non è un caso che uno dei teologi più importanti del Novecento, che è stato anche padre conciliare e cardinale, Jean Danielou, abbia dedicato un articolo in La Vie Spirituelle alla teologia dell'ospitalità. Quindi possiamo fare anche una teologia dell'ospitalità. E vengo al terzo punto, quello riguardo le questioni di una spiritualità dell'ospitalità, perché il concetto di ospitalità, l'accennava anche il professor Baccherini, è un concetto un po' ambiguo. La radice indoeuropea di host è la base sia di ospitalità sia di ostilità. E hospes, in latino, indica la necessità di amare e di amare i nemici, hostis. Ecco che si profila veramente una spiritualità dell'ospitalità che è tutt'uno con l'amore. Ma un amore che non è l'amore eros, è l'amore agape, è l'amore che non ha un secondo fine, è l'amore che è disinteressato. E i greci parlavano di filadelfia, di amore fraterno. Ecco, forse è il caso di parlare anche di filoxenia, che è l'amore per lo straniero, che è l'opposto di xenofobia. Questo ovviamente non significa, non voglio entrare in un discorso politico, ma non significa che l'immigrazione non debba essere disciplinata, controllata,
o che debba essere confusa con l'illegalità, però di fatto l'ospitalità è una cosa sacra, è una cosa sacra. E anche perché ogni uomo è un viaggiatore, i monaci sufi definiscono se stessi viaggiatori, e chi di noi, chiunque di noi nella vita è stato almeno una volta un viaggiatore, quindi un ospite, è una solidarietà elementare, è un primo esempio di umanità, no? L'ospitalità. E c'è una dimensione importante in questa spiritualità dell'ospitalità. C'è due cose. La prima è che l'ospitalità richiede di essere nel bisogno. E la seconda è che l'ospite, quando ci chiede aiuto, ha stima nei nostri confronti. Sono quindi due caratteristiche che veramente provocano ad una ospitalità, ad una spiritualità dell'ospitalità. Perché uno, nel chiederci aiuto significa che è nel bisogno, ma nel chiederci aiuto non soltanto si umilia, ma dimostra rispetto verso di noi, stima verso di noi. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 20, versetto 35, si legge: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. E tornando al rapporto religione e dialogo, è evidente che l'accoglienza, l'ospitalità umanitaria, ha bisogno anche di un'espressione che riguarda le culture e le società. Cioè, se io do un'ospitalità, non è soltanto un discorso soggettivo, devi riguardare anche la sua cultura e devo anche ospitare la sua religione. Spesso questa cosa è vista con una grande paura, no? Perché l'immigrato, l'ospite, l'altro è visto come una minaccia alla mia identità. Però basterebbe studiare le civiltà, le religioni, per capire che non esiste un'identità pura, non esiste una religione pura, una cultura pura. Cioè ogni cultura, ogni religione è frutto di una fecondazione, di un incontro, di un'ospitalità. Ecco, basterebbe capire questo per comprendere che l'ospitalità è la base di tutto, è la premessa della civiltà, è l'inizio della civiltà. E Gesù rimane un esempio straordinario di ospitalità. Già bambino ha conosciuto la condizione di essere immigrato, perché è dovuto andare in Egitto, e poi durante la sua predicazione attiva è stato ospite del soldato Cornelio, che era uno scandalo, gli ebrei non potevano frequentare i romani, lui è andato ospite invece. E dal punto di vista teologico, se volessimo fare una teologia della immigrazione, c'è un passo del Deuteronomio che è chiarissimo. Deuteronomio 10, versetto 19. Cioè, voi amerete l'immigrato, perché nel paese d'Egitto voi siete stati degli immigrati. Se noi applicassimo questa logica alla storia italiana, a noi italiani, questo verrebbe elevato al culo. Ecco, ma per tornare al discorso del dialogo e la posizione della Chiesa, la Chiesa con il Concilio Vaticano II e con la dichiarazione Nostra Aetate ha fatto veramente un passo enorme nella direzione del dialogo e dell'ospitalità, quindi, delle altre religioni. Perché al punto 2 di Nostra Aetate si legge: la Chiesa Cattolica nulla rigetta di quanto è vero e santo in queste religioni. Essa considera con sincero rispetto quei modi di agire e di vivere, quei precetti e quelle dottrine che, quantunque in molti punti differiscono da quanto essa stessa crede e propone, tuttavia, non raramente, riflettono un raggio di quella verità che illumina tutti gli uomini. È veramente un passo importante nell'ospitalità, nell'accoglienza, nell'apertura verso le altre religioni. E di fatto poi è anche nato dentro la Chiesa un pontificio consiglio per il dialogo interreligioso che ha pubblicato due documenti veramente all'avanguardia, dialogo e missione e dialogo e annuncio, e sempre questi documenti danno una bellissima definizione di dialogo interreligioso. Dice così: nel contesto del pluralismo religioso, dialogo significa
ogni tipo di relazione interreligiosa, positiva e costruttiva, con individui e comunità appartenenti ad altre fedi, che sia mirato alla mutua comprensione, al mutuo arricchimento, nel pieno rispetto della verità e della libertà. Quindi ogni tipo di relazione, mutua comprensione, mutuo rispetto. Questa è l'ospitalità, no? Ci dà questo. E quindi perché dialogare? Perché essere ospitali? Sicuramente perché è un'urgenza storica, ma anche perché è, potremmo dire, un percorso necessario per arrivare alla verità. È un momento indispensabile della ricerca verso la verità. E questa importanza storica, culturale, teologica, sociale dell'ospitalità l'aveva già capita, l'aveva già scritta sulla pietra l'imperatore Ashoka in India, quando lui eresse degli editti. Nell'editto 7 dell'imperatore Ashoka si legge: tutte le religioni dovrebbero risiedere ovunque, perché tutte desiderano l'autocontrollo e la purezza del cuore. E poi aggiungeva: il contatto tra le religioni è buono, si dovrebbero ascoltare e rispettare le dottrine professate da altri. Quindi c'era più ospitalità, c'era più accoglienza, c'era più tolleranza in India 2500 anni fa di adesso. E comunque, sempre il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso distingueva quattro forme di dialogo: il dialogo della vita, il dialogo dell'azione, il dialogo teologico e il dialogo dell'esperienza religiosa. E l'ospitalità rientra proprio nel dialogo dell'esperienza religiosa, perché quando il dialogo diventa veramente ospitalità, quando io abito con te, vivo con te, leggo i tuoi testi sacri, leggo le tue preghiere, partecipo alle tue pratiche ascetiche, questo è un dialogo che diventa ospitalità. E il frutto più eclatante di questo dialogo, ovviamente, è l'incontro di Assisi del 1986, che è una pagina straordinaria di dialogo interreligioso, o per dirla con Pannekar, di dialogo intra-religioso, dentro le religioni. E oggi appunto i monaci, tra cui Bethune, sono dei portavoci proprio di questo dialogo che è ospitalità. Tant'è vero che tanti monaci fanno yoga, fanno meditazione, fanno dei pellegrinaggi, fanno dei digiuni insieme agli altri monaci di altre religioni. Per un benedettino, del resto, l'ospitalità è una seconda natura. E, però attenzione, bisogna... una spiritualità dell'ospitalità implica un'accoglienza della diversità. Bisogna accogliere la diversità. E questo non è semplice. Un mio amico che insegna in Canada, Fabrice Blay, che ha pubblicato un libro che però c'è anche in italiano, pubblicato da Cittadella, ha intitolato un suo libro Il deserto dell'alterità. Cioè, l'altro, ospitare l'altro, è un deserto, è una sfida, perché la sua diversità, ok, è un arricchimento, ma è anche una provocazione, mi interpella, no? Quindi è anche difficile, no? È anche difficile, è una sfida. Però amare il prossimo significa anche amare il suo rapporto con la trascendenza. Questo non significa che io come musulmano non abbia tante cose da dire. Però questo dialogo deve sempre svolgersi in un quadro di dialogo, di teologia dello scambio. Perché io ho sempre qualcosa da insegnare, ma ho anche sempre qualcosa da imparare. Quindi lo scambio ci deve sempre essere. Per esempio, un'associazione, in un incontro che si è fatto in India con l'associazione teologica indiana, poi ripreso anche da un convegno dei gesuiti, si partì con una frase molto bella, molto bella: essere religiosi significa essere interreligiosi. Potremmo dire: essere religiosi significa essere ospitali, perché si accoglie l'altro, tutto l'altro, si accoglie l'altro come Dio, anche se dà a Dio un nome diverso a quello che gli do io.
E sempre il Concilio Vaticano II ha promulgato un'altra dichiarazione che si chiama Dignitatis Humanae sulla libertà, sul diritto alla libertà religiosa. E questo è un altro passo enorme, no? Perché è evidente che un'ospitalità vera, una civiltà ospitale, deve per forza dare uno spazio anche politico, istituzionale, sociale alle altre religioni. Che gli stati confessionali nei secoli sono reciprocamente negati, insomma. E mi avvio alle conclusioni, per arrivare alle conclusioni, occorre ribadire che l'ospitalità, l'accoglienza, è veramente la prima speranza per un mondo migliore, per un mondo più unito. Padre Christian Chergé, che è uno di quei monaci che sono stati uccisi in Algeria, diceva che alla base della teologia dell'ospitalità, no, c'è una teologia della speranza. Perché insomma, se c'è dialogo, se c'è ospitalità, io posso veramente essere ottimista sul futuro di questo pianeta. E chiudo ribadendo la frase di Massignon. Non si trova la verità che praticando l'ospitalità. Perché non è una frase così poetica, caramellosa, messa lì. È una frase concreta, reale. La verità, sia quella morale che quella metafisica, la si trova praticando l'accoglienza, il dialogo, o meglio, la si trova praticando quella forma superiore di dialogo e di accoglienza che è l'ospitalità. Grazie. Buongiorno a tutti. Il mio intervento in realtà è abbastanza limitato come scopo, in un certo senso abbastanza marginale, perché ho scelto di semplicemente di raccontare molto in breve alcuni elementi della storia dell'interpretazione di una pagina del Vangelo di Luca che più da vicino e forse in una maniera tematicamente più diretta appunto tratta il tema dell'ospitalità. Apparentemente si tratta soltanto di curiosità, di storia e variazioni dell'esegesi, però come vedremo in alcuni snodi ci sono degli elementi molto interessanti per l'argomento di questa mattina. Ecco, il tempo è poco e dunque cercherò di essere breve. Incominciamo dal passo in questione che volevo prendere in esame, che è il passo di Marta e Maria. Si trova nel capitolo decimo del Vangelo di Giovanni, è un passo estremamente breve che per semplicità leggo. Lo leggo in una recente traduzione italiana. Il passo dice: mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire? Dille dunque che mi aiuti. Ma il Signore le rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Ecco, chiaramente è un passo che interessa il tema dell'ospitalità, perché esattamente appunto alla prima riga si dice chiaramente che si tratta di un racconto di ospitalità. In questo caso gli ospitanti appunto sono queste due sorelle e l'ospite è niente meno appunto che Gesù in persona. Non meraviglia dunque che questo passo sia stato oggetto di molta attenzione, di molta cura appunto nella storia della tradizione cristiana. Subito dopo, in realtà, aver letto il testo appunto in una recente traduzione italiana, bisognerebbe subito dire che non tanto che la traduzione non sia corretta, è corretta sì, ma è una delle possibili traduzioni, perché proprio in alcuni snodi essenziali del testo già la tradizione manoscritta greca appunto offre alcune varianti o perlomeno permette di fare qualche osservazione più precisa. Cerco di
presentare queste osservazioni molto rapidamente. Anzitutto, Marta invece era distolta. Beh, non è detto che il verbo che si trova vada tradotto in questo modo, può significare semplicemente era impegnata. Tra l'altro, i traduttori latini lo interpretano in questo modo. Stata gebat, che vuol dire era impegnata, in greco è periespato. Per i molti servizi, in realtà c'è un singolare, per la molta diaconia, va sottolineato perché nell'antichità cristiana era un termine molto nobile, appunto, che non indicava le piccole faccende. Tutti affanni e ti agiti per molte cose, anche qui si sono scelti due verbi con sfumature, con connotazioni un po' negative, non necessariamente appunto queste sfumature sono implicate appunto nel testo. Tutti affanni in greco è merimnas, che può significare semplicemente appunto sei preoccupata, in senso positivo. Ma di una cosa sola c'è bisogno. Qui la tradizione manoscritta ha un piccolo terremoto, perché ci sono molte varianti. Una delle più importanti è questa, cioè non ma di una cosa sola c'è bisogno, ma piuttosto ma di poche cose c'è bisogno, anzi di una sola. Variante interessantissima, perché significherebbe che qui Gesù sta facendo semplicemente un'osservazione sul menù. Sta dicendo c'è bisogno di pochi piatti, no? Di poche portate, anzi mi accontento pure solo di una. Maria ha scelto la parte migliore, doppia osservazione che dobbiamo fare, parte è esattamente il termine greco che indica anche la porzione di pasto, il che sarebbe quindi interessante, perché si tratterebbe quasi di una sorta di inversione delle parti, cioè la ospitante in realtà che diventa ospite. La parte migliore, beh, in greco c'è scritto semplicemente la parte buona. La parte buona. Ora, può avere un senso superlativo oppure no. Ecco, ho citato rapidamente queste varianti semplicemente per sottolineare come in realtà il testo, ed è esattamente quello che vedremo, può essere interpretato in molti modi, cioè nel modo che risulta per esempio dalla traduzione italiana che ho detto, cioè come una lode di Maria alle spese di Marta, come dire l'ospitalità buona è quella di Maria, quella invece di serie B è quella di Marta, oppure in altri modi. Tra parentesi, dobbiamo dire che se la tradizione cristiana ha avuto sempre una grande attenzione per questo testo, appunto ciò non è dovuto soltanto alla sua qualità intrinseca, ma anche a un fatto intrinseco e diciamo abbastanza curioso. E cioè per il fatto che per moltissimi secoli, più precisamente fino al 1950, questo testo è stato ininterrottamente il Vangelo letto nella festa della Assunzione, cioè quella che attualmente è festeggiata il 15 agosto. Va bene? È dal 1950 in poi che Pio XII, nella sua ansia rinnovatrice un po' curiosa, lo cassa e lo sostituisce con un altro Vangelo. Per l'Oriente cristiano vale invece ancora questo, cioè vale che il brano di Marta e Maria appunto è utilizzato per la festa che in Oriente viene chiamata la Dormizione, che corrisponde appunto a quella latina occidentale dell'Assunzione. È evidente quindi che questo testo veniva interpretato non soltanto come un episodio di cronaca, ma quasi come un modello per eccellenza di quale fosse appunto l'agire cristiano. In particolare, per esempio, si può vedere un esempio interessante in Bernardo di Chiaravalle, che interpreta la collocazione di questo Vangelo appunto nella festa dell'Assunzione come una sorta di indicazione della reciprocità dell'accoglienza, cioè come la madre di Gesù ha accolto Gesù nel suo grembo, no? Così ora ella viene accolta in cielo, no? L'Assunzione, non da parte del figlio. E appunto è il modello per eccellenza dell'ospitalità, sarebbe quello raccontato in questo racconto. Bene,
Come è stata interpretata questa pagina? Rapidamente vorrei accennare a niente di meno che quattro interpretazioni completamente differenti. Prima interpretazione, che è anche quella che ci pare ovvia, perché è stata quella di maggior successo ed è quella, per esempio, che risulta appunto dalla traduzione italiana che ho detto e dalla maggior parte di quelle che ci sono, peraltro. Il racconto sta parlando della superiorità di Maria su Marta, e cioè fuori di metafora e interpretando con appena un minimo sforzo il senso del racconto, sta parlando della superiorità della contemplazione sull'azione, perché Marta è quella che lavora tanto e invece no, Maria è quella che sta beata a contemplare. Esempi di questa interpretazione ce ne sono tanti. Leggiamo qualche riga soltanto di Agostino, perché del resto Agostino con la sua formazione platonica certo non faceva molta difficoltà a leggere il passo in questo modo. E allora dice: Marta e Maria erano due sorelle germane, non solo riguardo alla nascita ma anche alla pietà. Ricordiamo peraltro che nella tradizione latina, fino ad anni relativamente recenti, si faceva una grande identificazione o confusione, se preferite, cioè la Maria di questo racconto viene identificata con Maria Maddalena, viene identificata con la peccatrice che versò del profumo su Gesù. Tutte e due erano legate da grande affetto al Signore, tutte e due servivano il Signore, presente col suo corpo in perfetto accordo di sentimenti. Marta lo accolse come si è soliti accogliere i pellegrini, quindi chiarissimo la prospettiva dell'ospitalità. Tuttavia accolse il Signore come serva, il Salvatore come inferma, il Creatore come creatura, che è positivo, no? Agli occhi di Agostino. Lo accolse per nutrirlo nella carne, mentre era lei che doveva essere nutrita nello spirito. Ecco, e già qui si fa luce, quindi, la interpretazione che vede Maria come colei che realmente si è comportata in maniera non migliore, perché anziché dare del cibo materiale ha ricevuto il cibo spirituale. E allora un po' oltre, più chiaramente, dice: Marta, mettendo in ordine la casa e preparando da mangiare per il Signore, era molto indaffarata. Sua sorella Maria invece preferì d'essere nutrita dal Signore. Abbandonò in certo qual modo la sorella affannata in molte faccende, si pose a sedere ai piedi del Signore, senza occuparsi d'altro ascoltava le sue parole. Essa, con vivissimo spirito di fede, aveva ascoltato, è un versetto ad un salmo: riposatevi e sappiate che io sono il Signore. L'una si agitava, l'altra desinava. Ecco lo scambio delle parti che avevamo già accennato, ma sottolineando il senso di quel termine greco, non mi disse la parte, la porzione di cibo. L'una era occupata in molte cose, l'altra era intenta a una sola cosa. E chiaramente per un intellettuale di tendenza platonica, platonizzante o un medio platonizzante, la contrapposizione tra molte cose e una, no, tra le molte cose e l'uno necessario, non dice molto, perché è nell'unità il bene, anzi, il bene è nient'altro che l'uno stesso, cioè il bene in fondo è l'unico Dio, quindi un necessario, l'unica cosa non necessaria è nient'altro che Dio stesso. E peraltro c'è da ricordare che Agostino leggeva una traduzione latina differente da quella che poi si impose del contemporaneo Girolamo, cioè una traduzione in cui la buona parte era tradotto con meliorem partem, non con optimam partem, il che dà l'opportunità ad Agostino nel dire: beh, in realtà non è che Marta sbagli, semplicemente bisogna dire che la contemplazione è migliore dell'azione. Anzi, in una prospettiva un po' più ampia, Agostino dice pure: in fondo la contemplazione è quella che sarà della vita futura. Della vita futura, certo, la vita presente è la vita dell'azione, ma il suo scopo appunto è preparare la contemplazione.
contemplazione futura. Beh, quindi un'interpretazione prevedibile che certamente rimette in gioco tanti temi anche della tradizione antica, insomma, è da ricordare sempre che l'ideale della vita contemplativa, insomma, per la prima volta proprio esplicitamente e dichiaratamente si trova in Aristotele, mica nei cristiani, bios theoreticos, una delle tre forme di vita individuate nell'etica nicomachea e interpretata come quella che veramente dà la felicità. Ma c'è una seconda interpretazione, appunto, che si può fondare sulle piccole ambiguità del testo che abbiamo detto, che è completamente opposta, cioè l'interpretazione che sottolinea invece apparentemente, a dispetto del testo, la superiorità di Marta su Maria. È una interpretazione che si ritrova certamente in maniera un po' più marginale, ma ciononostante ragguardevole, e che ha il suo momento più celebre, più tipico, in Meister Eckhart, che dedica appunto uno dei suoi sermoni esattamente a commentare questo passo del Vangelo. Ecco, perché superiorità di Marta? Perché superiorità di Marta? Inizio a leggere qualche riga. Eckhart presenta le due attrici, entrambe con lodi. Tre cose facevano sedere Maria ai piedi di Nostro Signore. La prima era questa: la bontà di Dio aveva abbracciato la sua anima. La seconda era un grande, inesprimibile desiderio. Essa bramava senza sapere cosa e desiderava senza conoscere cosa. La terza era la dolce consolazione e l'incanto che essa traeva dalle parole eterne che sgorgavano allora dalla bocca di Cristo. Marta, anche, era spinta da tre cose che la facevano affaccendarsi a servire il caro Cristo. La prima era un'età matura e immaginata come anziana, e un fondo dell'anima esercitato al massimo. Chi conosce Eckhart sa che il termine no, fondo dell'anima evoca un universo di spirito, per così dire. Per questo essa credeva che a nessuno l'attività convenisse così bene come a lei. La seconda era una saggia riflessione che sapeva bene effettuare le opere esteriori fino al grado più alto che l'amore comanda. La terza era la grande dignità del caro ospite. Ecco, questo parallelismo di lodi in fondo non fa immaginare chi sia superiore. A meno che si faccia attenzione ai particolari. Ecco, quando Eckhart attribuisce a Maria la dolce consolazione e l'incanto che essa traeva dalle parole eterne, beh, è una lode un po' ambigua, perché può significare, no, certo, appunto, la profondità della gioia, ma può significare l'accontentarsi, appunto, del piacere. In fondo, anche secondo la lettura un po' rapida di una donna o un uomo di casa, insomma, diceva, caspita, cioè, si va bene che l'ospite è piacevole, ma datti da fare, ecco. E in effetti è proprio questo che Eckhart vuole dire, cioè il grande problema di Maria è il fatto che rimane ferma questa gioia che alla fine la paralizza. Ora, Marta dice, no, continua a scrivere dopo qualche riga Eckhart, Signore, comandale di aiutarmi. Non disse questo per risentimento, ma piuttosto per affettuosa benevolenza. Vabbè. Dobbiamo chiamare questa un'affettuosa benevolenza o un'amabile punzecchiatura. Perché? Fate attenzione. Ella vide che Maria si inebriava della gioia per la soddisfazione di tutta la sua anima. Appunto, che non è necessariamente un bene. Siamo in un secolo in cui le discussioni sul ruolo, come dire, dei piaceri spirituali sono molto, molto forti. Marta conosceva Maria più di quanto Maria conoscesse Marta, perché aveva a lungo rettamente vissuto ed è la vita a fornire la conoscenza più nobile. La vita fa conoscere la gioia e la luce meglio di tutto quel che si può raggiungere al di sotto di Dio, e in un certo modo più puramente di quanto possa concederlo la luce dell'eternità. Viene attribuito quindi qui un tipo di esperienza di vita che fa tenere la gioia al posto suo. Per questo, salto ancora un po' di righe, Marta disse, Signore, comandale di aiutarmi, come se avesse voluto dire,
A mia sorella sembra di poter fare tutto quel che vuole, ma solo mentre siede presso di te nella tua consolazione. Falle ora riconoscere se è davvero così. Ordinare di alzarsi e di andarsene da te. D'altra parte, questo era tenero amore, anche se non era espresso nel senso abituale. Ecco, non vado oltre perché credo che la prospettiva di Eckhart è abbastanza chiara, cioè sostanzialmente il racconto sarebbe un racconto che vuole mettere in guardia appena appunto le parole vengono lette con un accento un po' diverso da quello abituale, dalla sensualità dello spirituale, cioè da uno spirituale che è incapace di convertirsi all'azione. Quindi la preoccupazione di Marta diventa, nel tedesco in cui scrive Eckhart, la Sorge, che cioè la preoccupazione buona, quella che veramente alla fine è il segno dell'amore. Dal punto di vista storico probabilmente c'è da dire che queste parole di Eckhart sono anche da contestualizzare nell'ambiente appunto dell'ambiente tedesco di quei decenni, cioè l'ambiente del successo del movimento delle beghine, cioè queste donne, vuol dire, semi-religiose, semi-laiche, va bene, tuttavia non inquadrate ecclesiasticamente, che spesso venivano accusate proprio di essere vicine ai movimenti del libero spirito, cioè ai movimenti in cui non veniva totalmente rinnegato ogni valore dell'azione. Quindi qui probabilmente Eckhart sta anche seguendo questa tradizione minoritaria della superiorità di Marta per dire attenzione che l'azione è fondamentale. Terza interpretazione, qui sarò molto, molto breve, è l'interpretazione della complementarietà. Interpretazione della complementarietà, cioè in fondo il racconto non vuole parlare né della superiorità dell'una né dell'altra, ma del fatto di come entrambe siano necessarie. Qui mi accontento di un piccolo passo di Ailredo di Levaux, siamo nel XII secolo, cistercense, il quale probabilmente scrive questa interpretazione di Marta e Maria anche per criticare, non c'è altra strada per capire, come dire, l'obiettivo delle sue parole, per criticare quella consuetudine appunto dell'ordine cistercense di relegare i lavori manuali ai conversi, cioè ai non ordinati. Ecco, qui sentiremo che Ailredo, in poche righe, sottolinea invece come il lavoro manuale e la contemplazione e la preghiera siano indissociabili. È essenziale, scrive, che Marta sia presente nella nostra casa, cioè che la nostra anima si dedichi ad attività fisiche. La nostra anima ad attività fisiche, interessante. Infatti, finché abbiamo bisogno di mangiare e bere, abbiamo bisogno di lavorare. Finché siamo tentati dai piaceri fisici, abbiamo bisogno di sottomettere la carne con veli, digiuni e lavoro manuale. Questa è la parte di Marta. Anche Maria deve essere presente nella nostra anima, cioè l'attività spirituale. Infatti, non dovremmo essere sempre intenti in compiti fisici, ma qualche volta dobbiamo essere liberi e vedere quanto è dolce e soave il Signore. Questa è la tipica citazione del Salmo 33 che ritorna molto spesso negli autori di quest'epoca, no? Dovremmo sedere ai piedi di Gesù e ascoltare la sua parola. In nessun modo dovreste trascurare Maria a vantaggio di Marta, né Marta a vantaggio di Maria. Infatti, se trascurate Marta, chi darà da mangiare a Gesù? Se trascurate Maria, che beneficio avrete dal fatto che Gesù è entrato nella vostra casa, giacché non avete assaggiato nulla della sua dolcezza? Rendetevi conto, fratelli, che nella presente vita queste due donne non dovrebbero mai essere separate. Attenzione che Ailredo scrive nella tradizione cistercense, che è tradizione benedettina, cioè che è la tradizione in cui nella regola l'ospitalità veniva posta come un principio. Ecco, quindi il dar da mangiare a Gesù è nient'altro che dar da mangiare all'ospite che viene. No, Benedetto scrive nella sua regola, accogliete l'ospite che viene come Gesù in persona. Quindi il racconto di Marta e Maria diventa per Ailredo anche una sorta di sostegno alla pratica dell'ospitalità benedettina, che appunto dal suo punto di vista deve allontanare quella tentazione che nel suo tempo era ben frequente di considerare invece l'attività pratica come semplicemente qualche cosa di serie B. È interessante anche che allora la
la figura di Maria viene interpretata non tanto come l'ascoltare Gesù, ma come il gustare quanto è dolce Gesù. Vabbè, linguaggio tipico cistercense, un pochino melenso per i nostri gusti, che però probabilmente permette di applicare questa prospettiva in effetti anche all'ospite, perché certo la parola dell'ospite non va ascoltata come parola sacra, ma la sua compagnia va goduta, però, no? Quindi godere la compagnia, stare con l'ospite e sostenerlo, no, sono le due facce. Ho citato El Redo, probabilmente però il passo in cui questa interpretazione di complementarità diventa più celebre è Il castello interiore di Teresa d'Avila, molto più tardi, che però non leggo per brevità. Sottolineo soltanto che è un'interpretazione che potremmo dire di tipo intimistico, che però funziona, perché nella traduzione latina Il villaggio di Marta e Maria viene tradotto come castellum, no? Intravit in quod castellum, e ora in quell'epoca il castello diventa appunto una metafora dell'anima, quindi è la visita, no? È la visita di Cristo nell'anima. Quarta interpretazione e ultima. Beh, la quarta interpretazione può consistere soltanto in questo, e cioè nel dire che in effetti non soltanto non c'è il predominio dell'una e dell'altra, c'è complementarietà, ma sostanzialmente c'è identità. Ecco, è un'interpretazione che si trova soltanto un po' sotterranea. Io credo che l'emergere, diciamo, concettuale di questo tipo di interpretazione, no, più chiaro, sia in Giovanni Montescotto, nella tradizione francescana, cioè al momento in cui la praxis viene interpretata come amore, e quindi si fonde direttamente con la tradizione della contemplazione, lasciando intenzionalmente da parte gli aspetti mistici, di godimento. Ecco, avevo già accennato in Eckhart, siamo appunto qualche anno prima, che già mostra una certa diffidenza. Beh, questa diffidenza in Scotto diventa pure più grande, cioè in fondo il godimento spirituale che cos'è? Semplicemente la caramellina che Dio dà a coloro che altrimenti senza questa caramellina non riuscirebbero a combinare niente, insomma, chi è fermo nell'amore non ha bisogno di esperienze mistiche, di godimenti particolari, appunto perché l'amore è in sé praxis. Probabilmente questa è un'interpretazione che affiora anche in quella che in questo secolo, cioè tra il XIII e il XIV, diventa l'interpretazione standard della Bibbia in Nicola di Lira, che curiosamente proprio utilizza il commento a questa pagina per dire: attenzione, c'è un'azione che viene prima della contemplazione, ma c'è una che viene dopo e che è ancora più importante. Ecco, ripeto, un itinerario che certamente potrebbe essere fatto in maniera molto più dettagliata e più precisa, e magari lo farò pure, ma credo che sia interessante vedere come un tema estremamente pratico, concreto, come quello dell'ospitalità, grazie a questa pagina entra anche a toccare alcuni dei punti più nevralgici della autointerpretazione della vita cristiana. Grazie. Buongiorno a tutti. Come prima cosa sento il dovere di esprimere la mia gratitudine nei riguardi degli organizzatori di questo incontro per aver voluto includere la mia presenza in questo parterre così qualificato di relatori di cui non posso non sentirmi onorato di far parte. Quando qualche tempo fa mi è stato chiesto di partecipare a questo colloquio, io ho accettato immediatamente di buon grado per differenti ragioni. La prima, certamente, perché ho ravvisato il grande valore culturale di questo convegno inserito nell'ambito della settimana delle scienze sociali, promosso appunto dall'ufficio pastorale universitaria in collaborazione con il MIUR e con il CNR. È bene anche ricordare questi piccoli dettagli. La seconda ragione è che raccolto immediatamente la mia spontaneità, perché mi è stato dato in qualche modo la possibilità di ricongiungere e di far dialogare due diverse componenti della mia formazione.
della mia formazione di ricerca antropologica, una formazione che vedo in un primo momento in cui mi occupo essenzialmente di antropologia religiosa, e poi invece in un secondo momento in cui per tutta una serie di ragioni ho spostato un po' l'asse delle mie ricerche, delle mie pubblicazioni nel campo dell'antropologia dell'alimentazione. Poi anche una terza ragione, che quando mi è stato proposto di intervenire mi trovavo simultaneamente coinvolto nella stesura di un saggio all'interno di un volume collettaneo promosso dalla Fondazione Migrantes e dalla Caritas, da presentarsi proprio in questi giorni, credo alla fine del mese di maggio, tutt'al più agli inizi del mese di giugno a Milano, in occasione dell'Expo 2015. Ecco, è proprio questo saggio, che ho terminato di scrivere qualche giorno fa, riguarda il nesso ospitalità-religione, o meglio uno dei tanti possibili modi con i quali questo nesso può essere inteso ed indagato. In particolare tratta del particolare rapporto host-guest che si verifica in un contesto di tipo migratorio. Rapporto che ho voluto leggere attraverso le strette attinenze emotive, culturali e psicologiche che si vengono a instaurare tra il cibo e coloro che sono coinvolti in un'esperienza di tipo migratoria. In particolar modo mi sono interessato del modo in cui i paesi, diciamo, le comunità ospitanti, in questo caso l'Italia, si fanno carico nelle pratiche dell'accoglienza di allestire forme di interculturalità alimentare volta in qualche modo a sciogliere i conflitti, le ambiguità legate alle diversità culturali che vengono a contatto in una situazione di questo tipo. Comunque, quella dell'esperienza migratoria costituisce solo una tra le molteplici modalità con le quali il binomio ospitalità-religione esplicita i suoi contenuti, e dove il cibo evidenzia connessioni con la sfera delle credenze e delle professioni di fede. Ora, non essendoci nella titolazione di questo convegno una sottotitolazione che in qualche modo ne specifichi, ne circoscriva e ne tematizzi gli ambiti di applicazione, io ho pensato di orientare il mio intervento, poi magari promettendo che laddove ci fosse prevista la pubblicazione degli atti, di scendere con maggiore dettaglio nelle argomentazioni, ecco, ho pensato di fornire essenzialmente degli input, dei flash, degli spunti di riflessione volti appunto ad indagare il modo in cui l'esperienza del cibo, soprattutto la dimensione della devozione, si lega anche ad un contesto in cui l'ospitalità chiama in causa il fattore religioso. Naturalmente non ho ritenuto di dovermi soffermare minimamente sugli stretti, intimi, indissolubili, universali rapporti che il cibo ha all'interno di tutte le culture, di tutte le epoche della storia e di tutti gli ambiti geografici, i rapporti che il cibo ha con la religione e che le pratiche del mangiare hanno con le pratiche della fede. Affrontare questo argomento significherebbe perdersi in un livello di riflessioni estremamente ampio che guarda il modo in cui l'uomo, le culture dell'uomo hanno da sempre provveduto ad investire di valori sacrali, di valori religiosi, il cibo che mangiano, le materie prime con le quali confezionano il cibo che mangiano e anche i rapporti tra le comunità, basandoli appunto sul riferimento ad una sfera sacra.
ad esempio tutto il discorso della personalizzazione divina degli alimenti, Demetra, il grano, Dioniso, il vino, oppure alla personalizzazione dell'oggetto del proprio cibo, pensiamo al Signore degli animali, o anche nello stesso ambito cristiano, dove l'impossibilità di personificare la divinità con il cibo, come invece accadeva tra le tribù degli indiani delle praterie con Manitou, ha portato in molti casi a rendere il cibo come un attributo della divinità. Il caso paradigmatico è quello di Sant'Antonio Abate. Questo è un caso estremamente interessante, il campione dell'ascetismo, il campione dell'eremitismo nella sua forma più radicale, è quella anacoretica, non quella cenobitica, che rifiutava la carne, rifiutava il cibo per tutta una serie di ragioni nell'ambito della rilettura che è stata fatta su questa figura divina. In ambito popolare è stato indissolubilmente legato al maiale, ma con tutto quello che il maiale ha significato proprio per l'orizzonte folclorico, sia culturale che economico, a dispetto tra l'altro di quello che dice la dieta mediterranea, dove in questo modello di dieta è completamente comparso con il riferimento al maiale e ai suoi derivati, ma del resto c'era anche da rispettare questioni di coesistenza con il Marocco o con altri paesi che partecipano alla candidatura UNESCO e che ovviamente hanno prodotto degli investimenti simbolico-religiosi diversi su questo animale. Ma ho detto che non avrei parlato di questi rapporti cibo-religione. Mentre invece, ecco, un primo caso esemplificativo di fede nel piatto, ossia del modo in cui il mangiare per fede o il mangiare secondo le disposizioni dettate dalla fede si esprimono in relazione a questo nesso ospitalità e religione. Ecco, come prima modalità voglio fare riferimento al modo di dispiegarsi dei fenomeni turistici, soprattutto in riferimento a una realtà con la quale albergatori, con la quale ristoratori, con la quale anche gestori delle compagnie aeree sono chiamati a farsi carico nelle pratiche dell'ospitalità, tenendo conto delle appartenenze religiose e delle fedi professate dai propri ospiti, soprattutto dai propri clienti. E questo se vogliono misurarsi competitivamente all'interno di strategie dell'accoglienza, in questo caso stiamo parlando di accoglienza turistica, concepite all'insegna della qualità. Ora, ci sono anche molti studenti del corso di laurea in scienze del turismo, per cui questi discorsi li frequentano con una certa assiduità. Il mercato dell'offerta turistica globalizzata, nel mercato dell'offerta turistica globalizzata, il successo commerciale si gioca sempre di più sull'attenzione totale che si è in grado di riservare al cliente. Un cliente che si va facendo sempre più informato, sempre più attento, sempre più esigente e soprattutto sempre più consapevole di quelli che sono i suoi diritti di utente. E questa attenzione nei riguardi del guest, dal punto di vista dell'host, significa saper riconoscere nel turista, oltre che un portatore di cultura, un portatore di umanità, anche un portatore di appartenenza etnica e anche un portatore di fede e di appartenenza religiosa. Soprattutto è importante laddove si ritiene che spesso i condizionamenti dettati dall'appartenenza religiosa e dalla fede sono molto più stringenti e sono molto più non eludibili rispetto a quei comportamenti che la cultura normativamente prescrive. Nel senso che io, nella mia esperienza turistica, proprio perché comunque il turismo è trasgressione, è fuga, o comunque porsi ad una dimensione di extraordinarietà, altrimenti me ne sto a casa, c'è la volontà, la trasgressione fa parte di questo tipo di esperienza, però se una trasgressione rispetto alla normativa culturale può essere lecita, una trasgressione rispetto ai condizionamenti dettati
dalla religione o dalla fede sono un po' più difficili da gestire, soprattutto in quelle religioni dove non esistono istituzioni compensatorie interna per le trasgressioni. Ed ecco allora che in un contesto di offerta turistica è sempre più necessario attrezzarsi per quanto riguarda il discorso nelle fedi del piatto, e questa cosa è qualcosa che gli organizzatori, i protagonisti dell'offerta turistica stanno tenendo sempre in maggiore considerazione, soprattutto laddove l'offerta turistica riguarda il turismo all inclusive, non tanto dell'offerta ristorativa, lì la specializzazione tematica dei ristoranti, ristorante kosher, ristorante halal, dove è possibile, come dire, costruire l'offerta gastronomica in funzione di una cultura o di un riferimento religioso ben preciso. Il discorso diventa invece più complesso laddove c'è un'offerta all inclusive che contiene sia gli aspetti ricettivo-alberghieri che quelli ristorativi, e laddove questo problema si pone. Ma il problema non si pone soltanto, ecco qui sarebbe anche da esemplificare con casi anche significativi e di successo di questa declinazione dell'offerta turistica in funzione delle fedi di appartenenza. Questa attenzione tra l'altro non riguarda soltanto il settore ricettivo alberghiero, ma riguarda anche il settore dei trasporti. In particolar modo voglio riferirvi la politica messa in atto dalla Cathay Pacific, ossia la compagnia asiatica che ha la sua sede, diciamo, principale, diciamo, nell'aeroporto di Hong Kong, e che nel rating di valutazione internazionale delle compagnie aeree è risultata essere costantemente a 5 stelle, poi nel 2009-2014 è stata anche eletta compagnia dell'anno. Ebbene, questa compagnia aerea, tra l'altro non è la sola, anche l'Austrian Airlines fa una cosa di questo tipo, e anche altre compagnie si vanno adeguando, nella sua offerta del pacchetto del viaggio prevede anche dei menu diversificati sulla base delle appartenenze religiose. Ora, altre compagnie, tra cui l'Alitalia, prevedono menu diversificati, ma soprattutto sulla base di questioni di tipo dietetico o di tipo medico, per cui ci sono i contenuti, i menu vegetariani, ci sono i menu vegani, oppure relativamente a esigenze di tipo medico ci sono menu iposodici, menu ipolipidici, ipercolesterolici, per celiaci, senza lattosio, per diabetici. C'è sempre più attenzione nei riguardi della soddisfazione totale del cliente. Ecco, ci sono queste esperienze di offerta anche di menu religiosi. E laddove ci sono queste offerte, soprattutto si distingue tra menu indù, menù kosher, menù musulmano. Non si parla di menù cristiano perché il nostro sistema religioso, nelle relazioni che ha avuto con il cibo, non ha fornito prescrizioni e proibizioni particolari se non in riferimento alla pratica del digiuno. Ecco, un esempio di menù indù che offre questa compagnia dice che è simile al pasto vegetariano asiatico, ma con spezie dolci, piccanti, può anche contenere pollo o agnello, non contiene assolutamente maiale, manzo o vitello. Mentre invece il menù kosher è preparato rigorosamente in accordo con i precetti del Talmud da un ristoratore kosher, quindi anche in questo caso serve la certificazione di chi produce il cibo da consumarsi in volo, autorizzato dalla disposizione rabbinica e portato a bordo completamente sigillato affinché non ci siano contaminazioni. E poi abbiamo il menù musulmano che ovviamente non contiene maiale e è preparato senza alcun ingrediente di tipo alcolico, quindi neanche scaroppe di vitello al vino bianco. Questo, ecco, uno dei modi con i quali il mangiare per fede o secondo i dettami della fede si inserisce all'interno, quindi, di questa dialettica, di questo binomio accoglienza-religione. Ma noi possiamo intendere questo mangiare per fede o mangiare secondo fede anche in riferimento a qualcosa di diverso,
ad esempio, possiamo intendere il mangiare per fede anche quelle modalità del mangiare con le quali spesso i devoti, spesso i turisti della fede si rapportano al cibo sempre nell'ambito di questo binomio accoglienza-religione. E qui, da demologo, perché sostanzialmente poi la mia specializzazione è quella della demologia, gli esempi di questa via del mangiare per fede, letti nella cultura e nelle espressioni folcloriche ancora in vita, sebbene in maniera residuale, sono davvero molte. Potrei darvi degli esempi, ad esempio, di quanto accade tutt'oggi in Abruzzo, nella zona del Parco Nazionale dell'Abruzzo, in paesi come Collelongo o come Villa Vallelonga, che in occasione della festa di Sant'Antonio Abate distribuiscono pasti rituali offerti oggi soprattutto ai turisti pellegrini. Un tempo invece questa offerta del pasto rituale aveva una dimensione intracomunitaria, negli ultimi 30 anni invece sta assumendo sempre di più una dimensione intercomunitaria, soprattutto nell'ambito di logiche di egemonie territoriali e soprattutto nell'ambito di logiche competitive in funzione della spartizione dei flussi turistici. In questo caso il mangiare per fede diventa l'agone, diventa il terreno con il quale alcune comunità si contendono tra di loro il gradimento turistico proprio attraverso il mangiare non per fini nutrizionali, non per fini alimentari, ma per fini devozionali. E i pasti rituali in questo caso hanno delle caratteristiche ben precise, non ha senso qui adesso nominare i cicerocchi, la polenta di San Fabiano o le panarde, queste orge rituali, queste orge alimentari che prevedono portate che si susseguono secondo multipli di 7, comunque non inferiori alle 28 portate, ma tutto questo sub signo religionis, sotto il segno della religione, sotto il segno della devozione, con tutte le finalità propiziatorie, apotropaiche o compensative, come ha detto Alfonso di Nola, del senso di colpa classista, per cui dietro questi eventi di distribuzione rituale del cibo ci sarebbe anche questa necessità di calmierare delle forme di entropia sociale attraverso queste ridistribuzioni momentanee, che altrimenti troverebbero delle deflagrazioni ben più pericolose. Ma esempi di fedi nel piatto, nell'ambito, ribadisco, di questo binomio ospitalità-religione, lo abbiamo anche oltre l'Abruzzo, lo abbiamo senza andare molto lontano nel Lazio, nel Bolzanese, a Gradoli, il pranzo del purgatorio, che viene allestito secondo tradizioni secolari, tra l'altro, questo sarebbe oggetto di riflessione, il giorno di mercoledì delle ceneri, in cui si osserva l'astinenza e il digiuno, e il giorno in cui invece quella comunità, sempre secondo un linguaggio, una grammatica di tipo religioso, si concede questo pranzo pantagruelico in relazione all'osservazione di un voto fatto in passato e così via dicendo. Ovviamente situazioni di questo tipo noi le troviamo anche nell'ambito di una lettura comparativa, non in universi di tipo folclorico, ma in universi di tipo etnologico. Qui cito come caso per tutti quello del potlatch, che è un topos irrinunciabile, no? Nella formazione etnoantropologica, diciamo, di questo potlatch, un'istituzione tipica del potlatch, è un'istituzione tra l'altro dichiarata fuori legge dal governo canadese sul finire dell'Ottocento, ma caratteristica, se vogliamo anche fondante e fondativa delle società native di questa area nord-occidentale degli Stati Uniti, quindi presso i Chunk, presso i Paciute, presso i Nootka, attraverso le quali praticamente, attraverso questa istituzione, fondavano il loro essere, il loro vivere in società. E questa istituzione consisteva si basava su due concetti, il concetto della ospitalità, della condivisione del cibo, una condivisione che anche in questo caso
trovava come momento di realizzazione un tempo religiosamente protetto e indicato dalle credenze religiose, soprattutto dal sistema totemico di queste culture, e soprattutto aveva a che vedere con i meccanismi di acquisizione della leadership nell'ambito di sistemi fortemente competitivi in cui l'autorità non era basata su una delega di tipo elettivo, ma era basata sul prestigio che tutte le persone riconoscevano a chi sapeva ingaggiarsi in un'ottica fortemente competitiva nella prodigalità nell'accogliere gli ospiti, quindi grande produzione, messa in circolazione, condivisione di cibo, ma laddove questa condivisione di cibo e questa offerta di cibo andava pericolosamente ad inserirsi in un clima di competizione, e laddove la competizione, la leadership era la conseguenza della prodigalità, si è arrivati davvero a situazioni parossistiche in cui queste società si sono autodistrutte proprio per poter manifestare e esprimere questa prodigalità dell'accoglienza attraverso il riferimento e l'utilizzo del cibo. Esempi se ne potrebbero fare moltissimi, ma io mi avvio alla conclusione invece riportandomi a quanto avevo detto in esordio, no? Nel senso che questo invito a presenziare questo incontro è avvenuto in un momento in cui ero sì. Non vuoi parlare di autenticità e cibo e turismo, così mi dai il là anche. Ah, parli di questo? Stai scrivendo il libro, mi hai chiesto la postfazione, e così. Spero che sia questo tema, autenticità sì, e cibo. Va bene, allora accontento l'amico Niccolò Costa, cerco di accontentarlo, con un po' di dispiacere perché avrei avuto... con piacere Nicolò, però perché in qualche modo sia il professor Baccarini sia anche Paolo Triani mi avevano tirato la corda. No, nel senso è veramente l'importanza che il discorso della interculturalità alimentare ha in relazione all'accoglienza extracomunitaria. È un'importanza davvero significativa, di cui ne ravvisa, ne riconosce, ne prescrive l'utilità il Comitato Nazionale di Bioetica, che nel 2006 ha espresso un parere proprio riferitamente all'importanza dell'attenzione del paese ospite nei riguardi non soltanto delle culture, non soltanto dell'identità, non soltanto delle appartenenze etniche di questi ospiti, ma l'importanza della condivisione comune del cibo come soglia più facilmente valicabile, oltrepassabile, per entrare in rapporto con l'altro senza contaminarsi necessariamente con l'altro. Io attraverso l'esperienza comune del cibo posso capire molto della cultura dell'altro, se vogliamo dell'umanità dell'altro, anche senza conoscere la sua lingua, anche senza conoscere la sua religione, e condividere i suoi principi. E questo il Comitato Nazionale di Bioetica l'ha ritenuto come fondamentale, tra l'altro indirizzandone l'applicazione anche nelle esperienze scolastiche, oltre che nelle carceri, oltre che negli ospedali, quindi tutti in quei luoghi dove si possono creare situazioni di contatto, tra l'altro riflettendo in maniera ancora più lungimirante di quanto non abbia fatto il MIUR. Il MIUR che nelle linee guida sull'istruzione scolastica che sono state emanate e firmate dal ministro Gelmini nel 2011, ravvisando l'importanza che il cibo e la cultura alimentare ha nel processo formativo degli studenti e della scuola, ne mette in evidenza la sua dimensione identitaria, ne mette in evidenza la sua dimensione nutrizionale, la sua funzione alimentare, la sua funzione complessiva per quanto riguarda il benessere psicofisico degli studenti, ma non prende minimamente in considerazione il ruolo che il cibo può svolgere nell'ambito di questa situazione, che è una situazione di un'accoglienza estrema e con la quale saremo costretti a confrontarci sempre
sempre di più una situazione che è quella dell'incontro, che è quella dell'accoglienza, laddove l'intercultura alimentare non soltanto è qualcosa che si pone in maniera rispettosa delle fedi che le altre persone mettono nel proprio piatto, ma anche come strategia estremamente efficace per perseguire gli obiettivi di armonizzazione, obiettivi di accoglimento di queste diversità. Per quanto credo di aver utilizzato tutto il mio tempo, perché altrimenti cosa facciamo il dibattito? Facciamo il dibattito dopo, perché poi esistono, così come ci sono i nessi tra cibo e religione, i nessi tra cibo e identità, e il modo in cui l'identità entra nella dialettica, soprattutto nei processi di marketing del territorio, è qualcosa di estremamente interessante, anche perché è qualcosa sulla quale adesso ne parliamo e ne parla di qualcosa. Grazie.